ci sono alcune componenti federali della Federcalcio che iniziano a chiedere elezioni anticipate. Come legge questa mossa? Ma guardi, il mondo del calcio ci ha abituato spesso a questo tipo di stop and go, di accelerazioni. Oggi la federazione è commissariata perché non mi sembra tanto tempo fa ci fu un'assemblea elettiva i cui risultati credo che siano a memoria di tutti. Ci può essere una richiesta che è legittima, poi diciamo, tutto il resto delle componenti devono ritenere se la richiesta, oltre che legittima, è una cosa di buon senso. Pensa che il suo lavoro sta avendo effetto o possa dare, tra virgolette, fastidio? Beh, non bisogna fare confusione, io il mio lavoro mi sto occupando della Lega di A, dove ovviamente adesso c'è stato questa istanza al tribunale da parte di Sky, che in questo momento mentre ci parliamo stanno discutendo, però lì lo statuto è stato approvato, i principi informatori sono stati accettati, un presidente è stato votato che aspetta di avere il completamento della governance, l'avremmo dovuto fare il 7 di maggio. Però adesso la priorità è sistemare questa vicenda dei diritti televisivi. Invece le altre domande è giusto che le risposte le dia il commissario.